È qualcosa che si meritava. Guarda, posso dirti, vedremo adesso come andrà la gara, ma con questo libero pattinato così rimarrà negli occhi di tutti noi, negli occhi veramente di chi ama questo sport, perché questo è stato un libero eccezionale. Sì, davvero una performance eccezionale. Dal punto di vista della completezza dell'atleta, interpretativo, tecnico, emotivo, veramente vedevi due interpreti, due Sì, attori, come forse due avevo già attori. Sì, definito anche il programma corto, proprio un gioiello. esatto. E adesso entriamo ovviamente nel vivo della gara, perché qui ci sono le medaglie in palio. Ed eccoli, i fratelli Kerr che sono terzi dopo lo short program. Un po' di fatica nell'esecuzione dei twist.
Sinead Kerr, John Kerr. Terzi, dopo lo short program, e voglio subito il commento di Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini. Franca, a me sono piaciuti particolarmente perché è uno stile forse che ci stanno, a cui ci stanno abituando piano piano. Loro hanno sempre presentato dei programmi veramente molto energici, molto esplosivi, perché comunque rientrano un po' nelle loro corde sia come persone, come artisti che come atleti. Loro sono non una coppia che magari può basare tutto sulle eleganze, sulle linee, ma invece tantissimo sulla grinta, il coraggio e l'energia. E fra gli ultimi programmi che hanno presentato, questo forse è il più delicato. C'è stata proprio questa ricerca di andare a cercare qualcosa di più sofisticato, forse. Sì, io sono un po' perplessa, forse perché? Proprio perché sono abituata a vederli sotto un'altra luce, in un'altra veste, e non so, c'è qualcosa che mi stona col loro modo di essere, di pattinare, di vederli così sempre forti, sì, potenti, esatto. Infatti una cosa che volevo farvi notare comunque, anche che avevo già notato io durante gli allenamenti, che alcuni degli elementi che hanno presentato, sollevamenti, sedie twizzle, e anche la sequenza di passi, comunque proprio molto lenti, forse per andare ad eseguirli correttamente senza troppe sbavature, per poter andare a prendere quei punti importantissimi poi in una classifica. Sì, certo, la parte tecnica probabilmente è stata studiata anche strategicamente, e sono senz'altro due pattinatori fantastici, non voglio dire assolutamente certo. Che non siano due bravi pattinatori. A livello emotivo a me non hanno dato molto, mi hanno coinvolto poco. Anche certo. Perché, Franca, sicuramente a livello emotivo arriviamo da un'emozione talmente grande, ma non perché, diciamolo, non perché abbiamo visto una coppia italiana, cioè iniziamo passata l'emozione giustamente del coinvolgimento, ma perché abbiamo visto una grande coppia, abbiamo visto una coppia che ha dimostrato che a questo sport può dare tanto e doveva dare tanto e ha fatto bene a provare a rimanere. Però ecco, la dance per quello che riguarda i fratelli Kerr, 94 e 62, considerata migliore di quella di Federica Faiella e Massimo Scali, che avevano ottenuto 88 e 74, 45 e 87 Technical Elements e 48 e 75 Program Components, più alti di quelli di Federica e Massimo, e naturalmente sono in testa.